Eccoci. Ciao a tutti, buongiorno. Vediamo se tutto funziona. Speriamo che anche l'audio oggi mi sia di aiuto. Vedo una rotellina che gira. Eccoci, buongiorno a tutti. Oggi è il 30 di maggio e stiamo arrivando alla fine del mese. Il mio mese preferito, il mio mese di nascita. Eccoci, riprendiamo la presentazione degli oracoli dell'amore e ieri ho spiegato, mi sono dilungata un po' sulla spiegazione di come sono nati, quindi oggi non mi ripeto, vi rimando alla diretta di ieri. Che ha avuto 10 minuti di blackout iniziale e non andava il microfono. Spero che adesso vada tutto bene. Mi sono collegata in questo momento, anziché oggi pomeriggio, perché oggi pomeriggio non sono disponibile e quindi ho pensato, prima di dedicarmi alla cucina, al pranzo, di salutarvi. Ecco. E riprendendo con quello che non sono riuscita a vedere ieri, qualcuno di voi, nessuno ricorda il nome, aveva scritto, quando ho chiesto quale numero a pensare, quale numero della carta estrarre, ha detto il numero 16. Quindi io ho pensato di prendere spunto da questo numero 16 per la carta di oggi. Quindi, la carta numero 16 è questa. Ecco, come vedete, è una delle carte che ho fatto più fatica, diciamo, un po' da accettare. Già dall'inizio, quando la stavo disegnando, insomma, non è che mi piacesse proprio per niente, anzi, pochissimo. E quindi, un motivo c'era. Questa carta, se vado a prendere il libro, sempre la guida, gli oracoli della sorgente, dell'amore, scusate, qui c'è già scritto qualcosa, il messaggio della carta. Il messaggio della carta per questa persona che aveva detto numero 16, ovviamente, è per lei, ma potrebbe essere per tutti noi questo messaggio oggi. Le ancelle sfidanti. Le ancelle sfidanti, chi sono queste ancelle? E nel mito di Eros e Psiche che raccontiamo nel libro, qui, che insomma, poi ci guida all'interno del mito, diciamo che già c'è un significato, ma il messaggio che ha dato poi la carta è un messaggio che è anche al di là di quello che è il mito, pur essendo dentro del mito. E vi dico che ve lo leggo. Il messaggio è questo. Noi siamo quelle che ti stanno sfidando. Siamo quelle credenze limitanti che ti spingono alla trasformazione. Solo tu ci puoi trasformare in due umili aiutanti. Ah, diciamo. Quando è che a volte incontriamo delle persone, soprattutto noi donne, che a volte diciamo mal sopportiamo, diciamo, tolleriamo, ci danno un po' fastidio a volte con i loro atteggiamenti. Io ne ho incontrate, continuo ad incontrarle. E inizialmente non capivo bene, ma perché non questa persona mi dà così fastidio? Già forse la domanda è già una risposta, c'è dentro una risposta. E quindi poi, ecco, con l'aiuto dell'autoindagine possiamo scoprire perché quella tal persona o quella tal persona cosa ti sta dicendo, che cosa ti sta facendo vedere di noi. Perché le altre persone sono a volte, non quasi sempre, degli specchi nei quali dobbiamo riconoscere anche le nostre aspetti ombra. Quindi, senza dover andare troppo in profondità, però questo è il messaggio di questa carta.
Però ve ne regalo un'altra, dopodiché cerco di essere breve, così non dovete fare troppo tempo ad ascoltarmi e spero che sia comunque una mezz'oretta piacevole. E vorrei pescarne un altro stamattina dal mazzo, vediamo. Come si fa ad accedere? Ah, ieri è stato bello, ringrazio tutti quelli che ieri hanno, diciamo, risposto, ecco, all'invito di vedere cosa vedono nella carta, di scrivere cosa vedono nella carta. La carta di ieri, ve lo ricordo, era Oceano e Teti, era questo, molti hanno visto questo piede che anche io avevo visto inizialmente quando ho dato lettura alla carta. E vorrei che dopo magari, se mi seguite in questi 21 giorni, oggi è il secondo giorno, una carta al giorno, leva la paura di torno, vorrei proprio che magari facessimo anche qualche passo in più insieme per comprendere meglio. Ah, Leslie, hi Leslie, I am not so, so able to speak in English. So I promise you in a separate email to tell you how my cards speak. So sorry in this moment if I don't speak so well. Maybe in the future. Ok, ho detto che sì, c'è una mia carissima amica che è Leslie Taylor che mi chiede la traduzione. Vorrei, le ho detto che mi attrezzerò e che comunque magari le manderò, ecco, quando fotografo la carta, il significato in inglese in breve, una piccola traduzione. Grazie per seguirmi, Leslie. Quindi, oggi vediamo, questo è il mazzo. Vi dico anche che, vi chiedo anche voi di solito che se utilizzate le carte, se avete una vostra sorgente o se andate dalla cartomante, avete qualcuno che vi legge le carte. Come dicevo ieri, io non sono una cartomante. Che bello che c'è. Io non sono una cartomante, sono un'artista. Ok? Bene, non vorrei che mi prendeste per così. No, utilizzo la parte intuitiva per me dipingere e diciamo, visualizzare anche una risposta è poi la stessa cosa. Quindi, adesso pesco la carta. La mia domanda è la domanda mentale che faccio mentalmente perché penso che sia importante. Poi dopo magari in base a quello che esce, sì. Una domanda che un po' in questo già arrivato anche ieri. Va bene. Oh, è perfetto. Allora, la carta che è uscita, ve la mostro, è la carta numero 20, è la trasgressione. Spesso mi è uscita questa carta, anche mentre scrivevamo con Cinzia, Cosenza, il libro. E spesso ne è uscita e ci sei sempre tu. Allora, quando, come vedete, c'è una torre un po' mezza diroccata. Qui di fianco c'è un esserino verde che sembra un po' un folletto, e giù c'è una, e questo dovrebbe essere Psiche nella mito, no? Sì, che però la parte nostra dell'anima sostanzialmente, che sta in questa fuori, vedete che arriva questo esserino, tutto un po', sì, un esserino, chiamiamolo così. E sembra che stia dicendo delle cose, gli sta suggerendo delle cose. Vediamo cosa dice questa carta della trasgressione, che è la numero 20. Vado sempre alla guida. La numero 20 dice: io sono colei che ascolta i consigli della torre.
sino a quando incontra una voce profonda che arriva dal cuore, che la spinge ad una grande trasgressione, quella di vincere la paura della morte per amore. Bella questa cosa. La mia domanda era rispetto alla responsabilità che in questo momento dobbiamo prenderci rispetto a una situazione che mai abbiamo affrontato prima nella nostra storia personale, ma anche, diciamo, nella storia d'Italia quasi, diciamo. E quindi lì c'è proprio, io mi sto proprio interrogando quello, stavo organizzando un evento e per diversi giorni sono stato molto in conflitto e tuttora lo sono tra cosa faccio, mi prendo la responsabilità, non me la prendo, sono comunque dentro in questo sentire. Quindi vi invito. Ecco, se quando ascolterete, sentirete, vedete questo video, se volete lasciare il vostro commento. E la voce del cuore, questo mi, cioè, quello vi invito a seguire, che la voce del cuore chiaramente non è sempre quella della ragione, anzi, e a volte ci porta anche a compiere delle trasgressioni, come quella che ha compiuto Psiche, no? Già nel viaggio alla conquista di Eros. E quindi cioè la nostra conquista personale qual è? E in questo momento cos'è in gioco nella nostra vita personale? E questo ci invita ad ascoltare questa voce, ecco, la voce del cuore. Ah, bene. Pensiamo oggi, ecco, oggi potrebbe essere una buona cosa sintonizzarci con la voce del nostro cuore. Che cosa ci dice? Al di là della paura, no? Infatti, aver chiamato questi 21 giorni una carta al giorno leva la paura di torno, io penso che già questa è una prima risposta alla paura. Va bene, che ci dà, insomma, la saggezza. La nostra saggezza, la saggezza universale. Ok, e poi dopo uno può vedere, ecco, il passaggio successivo che si potrebbe fare, oltre al messaggio che riceverete tutti i giorni dalla prima lettura della carta, potreste unire voi i vostri puntini. Ieri avete visto tante cose dentro questa impronta. C'era tutto poi, tutto quello che avete visto c'è. Però, come dire, cioè, vediamo tante cose, ma com'è che si fa a unire questi puntini e avere in questo momento preciso, no, in cui stiamo vivendo ognuno di noi, avere il mio messaggio proprio personale, che cosa mi sta dicendo? E quindi, questa è un po' l'arte, no, della divinazione per come la intendo io. E cominciare a unire questi puntini. Quante cose già abbiamo dentro di noi? Le risposte, no? Questi puntini sono delle risposte, sono delle consapevolezze, sono delle idee. Ma come fare poi, no? A trovare. E quindi ecco questo, no? Questo movimento dal grande ampio caos, a un certo punto comincio a trovare, a unire, no? A mettere insieme questi punti. Questo punto. Capite quel gioco bellissimo, bellissimo, che poi c'era la settimana enigmistica, mi ricordo che da piccola lo facevo, era preferivo, era stato il mio avvio a fare enigmistica, e mi piaceva unire i puntini, c'erano i numeri, e univo i puntini, e appariva un disegno. La stessa cosa. Quindi unisco i miei punti, quali sono le mie cose che ho visto? Mi unisco e ascolto, guardo e dico, ma questo mi sta raccontando questo, no? Come se mi fossi, io vedo, sentire la cosa più importante in questo momento. Non so se sono stata chiara.
Hi, per Leslie. Dopo poi rivado con l'aiuto della traduzione, andrò a dirti, Leslie, che cosa è uscito. Bene, per oggi direi che è tutto. Vi saluto e vi auguro una buonissima giornata e un buon pomeriggio a tutte voi. A domani. Ciao. A presto.